Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura ci occupiamo dei dati del Covid-19 che migliorano in Abruzzo. Era da 5 mesi, infatti, che gli attualmente positivi non scendevano sotto quota 10.000. I nuovi casi sono, per quanto riguarda le ultime 24 ore, 210 con un tasso di positività al 3%. Andiamo a vedere insieme il servizio e poi ascoltiamo anche un passaggio delle dichiarazioni del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine del tavolo dell'unità di crisi che si è svolto questo pomeriggio. Dopo 5 mesi tornano sotto la soglia psicologica dei 10.000 i casi Covid attualmente positivi in Abruzzo. Secondo l'ultimo bollettino regionale sono 9.896, cioè 336 in meno rispetto a ieri. Il dato aveva superato le 10.000 unità il 10 novembre e da allora non era mai più sceso al di sotto di quella soglia. I nuovi pazienti Covid invece sono 210 emersi dall'analisi di 5.316 tamponi molecolari e di 1.600 24 antigenici. Il tasso di positività complessivo è al 3%. Tra le notizie positive la riduzione dei ricoveri che passano dai 593 di ieri ai 582 di oggi. 525 pazienti, meno 12, sono assistiti in area medica, mentre 57 più 1 con 4 nuovi accessi rispetto a ieri in terapia intensiva. Altri 9.314, meno 325 rispetto alle ultime 24 ore si trovano in isolamento domiciliare. Nelle ultime ore sono 17 i decessi, 9 dei quali relativi ai giorni scorsi e riguardano persone di età compresa fra i 56 e i 99 anni. L'Abruzzo, nonostante i dati in netto miglioramento, resta sempre in zona arancione per effetto delle disposizioni del governo Draghi. La situazione potrebbe cambiare a fine aprile, quando dovrebbe essere varato il nuovo DPCM. Registriamo dati di miglioramento sostanziale, tranne l'indice RT, che però è un indice che su numeri inferiori ha una variabilità che ho già descritto in altre occasioni. Comunque oggi siamo a 0,92 nella media nazionale, il numero dei contagiati è diminuito, non di molto, ma anche questa settimana è in diminuzione. Rispetto a un mese fa abbiamo la metà dei contagiati in tutta la settimana. Abbiamo la provincia di Pescara che sta, potremmo definire, quasi in zona bianca, fa 66 di incidenza, Teramo, L'Aquila stanno intorno a 100-110, la provincia dell'Aquila, che è quella che desta più preoccupazioni, comunque ha un'incidenza in discesa, è poco superiore a 200, era più ampia, era più alta nella scorsa settimana, quindi vuol dire che le zone rosse che sono state decise la scorsa settimana hanno avuto un effetto di contenimento, tant'è che abbiamo registrato anche la possibilità di diminuirne il numero. Sono circa la metà questa settimana i comuni che resteranno in zona rossa, compreso i principali Avezzano e Magliano, però c'è comunque appunto un primo segnale importante anche di contenimento nella provincia dell'Aquila, che speriamo di poter consolidare nella prossima settimana. Ora vediamo da parte del CTS e del Ministro quali saranno le decisioni. Io accolgo con favore finalmente la possibilità, almeno dal 26, di poter riaprire. L'anno scorso si riaprì più o meno nelle stesse date e dimostrammo comunque che quelle riaperture erano sostenibili, anche perché pur senza vaccino è bastato la bella stagione per cominciare ad abbattere la circolazione del virus e la sua contagiosità. Quest'anno con il vaccino è chiaro che nelle prossime settimane la percentuale di persone vaccinate ovviamente continuerà a salire, e questo aiuterà a tenere sotto controllo il fenomeno. È la speranza di tutti e stiamo lavorando ovviamente per questo. Adesso la cronaca giudiziaria. È stato ascoltato dal GIP del Tribunale di Pescara questa mattina il neopresidente della cooperativa La Rondine, coinvolta e al centro dell'inchiesta sulla presunta gara truccata dell'ASL di Pescara per la gestione delle residenze psichiatriche extra ospedaliere. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino.
È durato circa un'ora questa mattina al Tribunale di Pescara il colloquio tra il GIP Colantonio, i PM Benigni e Sciarretta e il neopresidente della cooperativa La Rondine di Lanciano, Alberto Giuliani. L'inchiesta è quella sulla presunta gara truccata da 11 milioni di euro per la gestione di residenze per disabili psichiatrici. Il colloquio di oggi è stato rinviato al 30 aprile, data in cui la cooperativa potrebbe essere interdetta dagli appalti con la pubblica amministrazione. Giuliani, che ha preso il posto dell'arrestato Domenico Mattucci, ha dichiarato che interesse della cooperativa è quello di tutelare i circa 650 dipendenti e 10.000 assistiti. Abbiamo fornito una serie di documenti sulle attività che la cooperativa ha posto in essere subito dopo la misura cautelare e abbiamo anche rappresentato ai magistrati, in un clima di grande attenzione a dire il vero per le attività che vengono svolte dalla cooperativa, abbiamo anche rappresentato la necessità di eseguire alcuni strumenti, di portare avanti alcuni strumenti di tutela, soprattutto di natura special preventiva. Mi riferisco al modello 231 della legge 2001, che abbiamo, modello organizzativo che abbiamo già dato incarico a un professionista, ma che è necessario che venga implementato, venga eseguito e realizzato per poter avere uno strumento che sia una guida per il futuro rispetto al compimento di reati della stessa specie. Da questo punto di vista era un impegno che abbiamo preso già dal primo consiglio di amministrazione e questo impegno lo dobbiamo eseguire. Noi tendiamo con la documentazione che abbiamo prodotto, con gli atti prodotti, peraltro con un'assemblea molto sentita e molto partecipata della cooperativa, abbiamo già disposto una serie di cambiamenti verso la discontinuità, soprattutto per quanto riguarda la governance. È ovvio che oltre a questo c'è necessità, e di questo ne siamo consapevoli, tant'è che l'avevamo già deliberato, l'adozione del modello 231, che oltre alle parole ci siano anche i fatti, e su questo lavoreremo nei prossimi giorni per poter adottare o quantomeno rendere adottabile un modello per i comportamenti futuri. Saremo trasparenti e tutta la legalità possibile e immaginabile. Abbiamo degli operatori fantastici e li tuteleremo fino alla fine. Sia gli operatori che l'utenza, che è tantissima, quindi saremo in trincea ma lavoreremo duro, ecco. Nella mattinata di oggi inoltre è stato conferito l'incarico per la perizia informatica all'ingegner Davide Ortolano, che ora ha 60 giorni di tempo a partire dal 23 di aprile per setacciare smartphone, tablet e computer. Cambiamo argomento, adesso torniamo ad occuparci della velocizzazione della tratta ferroviaria Roma-Pescara. È arrivata in via ufficiale oggi la nomina del commissario straordinario deciso dal governo Draghi, si tratta di Vincenzo Macello. Intanto il progetto continua a far discutere nella provincia dell'Aquila, dove tiene banco la disputa fra la Marsica e il capoluogo di regione e di provincia. Vediamo il servizio. Sarà l'ingegner Vincenzo Macello, 54 anni, di origini liguri, a prendere in mano il dossier Alta Velocità Roma-Pescara in qualità di commissario straordinario per il raddoppio delle linee ferroviarie. Macello, nominato oggi in via ufficiale, attualmente il responsabile investimenti di RFI, ma è anche tra i 9 imputati per i quali la Procura di Milano chiede il processo per il disastro ferroviario di Pioltello, quando Macello svolgeva il ruolo di direttore territoriale di RFI Lombardia. Dovrà essere lui dunque a modernizzare una tratta strategica per le regioni Abruzzo e Lazio, ma anche per la direttrice Tirreno-Adriatica per passeggeri e merci. Ora che si passa alla fase operativa occorre stanziare tutte le risorse utilizzando tutti gli strumenti disponibili, ha dichiarato il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio a prendere. Ma il progetto da quasi 7 miliardi di euro si trova nel bel mezzo di una contesa tutta interna alla provincia dell'Aquila tra Marsica e capoluogo. Ieri l'adunanza dei sindaci marsicani, voluta dal primo cittadino di Avezzano Gianni Di Pangrazio, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti della Valle Peligna, delle associazioni di categoria e dei sindacati, in maniera compatta ha respinto l'idea partorita dal Consiglio Comunale straordinario dell'Aquila di qualche giorno fa di rimettere in discussione il progetto per includere anche il capoluogo di regione all'interno del discorso Alta Velocità Roma-Pescara. Io penso che progetti alternativi non ci saranno. L'unico progetto
progetto alternativo è quello che non si faccia niente. Per l'Abruzzo, per il Cerritale non possiamo perdere assolutamente questa occasione. Noi dobbiamo rivendicare in maniera forte la presenza di questo tracciato, della velocizzazione di questo tracciato, ma anche dell'alta capacità, quindi legata al trasporto merci, perché solo attraverso infrastrutture e logistica come questa noi riusciremo a rientrare nei circuiti internazionali. A marzo 2020 un tavolo istituzionale con la Regione Lazio, Regione Abruzzo, Ministero dei Trasporti ed RFI ha generato il progetto condiviso da tutte le istituzioni interessate, ricorda in una nota il governatore Marsilio, che auspica, anche grazie alla spinta di imprese, associazioni e sindacati, che da tutta la delegazione parlamentare abruzzese venga la spinta affinché i fondi siano stanziati e l'opera realizzata nella sua interezza, compreso il potenziamento cargo. Ma qui c'è tutta la questione dell'inclusione dell'Abruzzo nelle reti TNT da discutere con Bruxelles. E adesso la pagina sindacale: firmato l'accordo fra la proprietà della Betafence di Tortoreto e i sindacati, ora inizia la fase del rilancio dopo le difficoltà dei mesi passati. C'è soddisfazione da parte dell'assessore regionale Quaresimale, che ascoltiamo nel servizio di Paolo Renzetti. Assessore, buone notizie per la Betafence e per i lavoratori dell'azienda di Tortoreto, questo accordo raggiunto con i sindacati proprio nelle ultime ore. Sì, una giornata storica, perché finalmente si è raggiunto l'accordo tra i vertici della Betafence e le rappresentanze sindacali. Sono molto soddisfatto, perché voglio ricordare che a luglio i proprietari della Betafence avevano deciso di delocalizzare l'azienda in Bologna con una grave perdita di occupazione sul territorio. Invece adesso abbiamo raggiunto questo accordo, un lungo lavoro, difficile, alcune volte anche contorto, perché i tavoli spesso sono saltati, ma da parte mia ci sta sempre il massimo impegno. Devo ringraziare anche i sindacati e i lavoratori, che da questo punto di vista sono stati molto bravi e pazienti per cercare di salvare il loro posto di lavoro. Quindi un'azienda che rimane sul territorio, che garantirà l'occupazione, perché sono stati scongiurati i licenziamenti, e quindi sicuramente una buona notizia. Inizieranno con la nuova linea produttiva, quindi saranno formate le persone, e questo significa che questa azienda così importante vuole continuare a investire sul territorio, e quindi questo è sicuramente, come dicevo, una vittoria per tutti, e quindi siamo felici di questo epilogo positivo. Sicuramente questa pandemia ha accentuato un po' le crisi aziendali. Voglio ricordare, l'altro giorno c'è stato l'incontro al MISE per quanto riguarda la Brioni, ma abbiamo altre aziende sicuramente che stanno appunto subendo dei pregiudizi da questa crisi sanitaria, ma che si percuote sull'economia, e poi abbiamo altre realtà anche in Val Vibrata che già sono in crisi, come l'ATR, l'Aveco. Cerchiamo di fare il massimo, mettendo il massimo impegno. Come regione metteremo in campo tutte le azioni possibili nell'ambito delle nostre competenze. Un cumulo di 200 tonnellate di rifiuti costituito da cemento e traversine ferroviarie, gestito in quantitativi difformi rispetto a quanto autorizzato, è stato sequestrato nella zona della Fondovalle Sangro dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale. L'ispezione dei militari ha portato alla luce una serie di prescrizioni non rispettate, quali la mancata alberatura perimetrale e l'assenza di un abbattitore di polveri derivanti dalla frantumazione del materiale inerte gestito dalla ditta, nonché la non corretta gestione delle acque di prima pioggia. Il titolare della ditta che gestisce i rifiuti è indagato per violazioni per quanto riguarda il codice dell'ambiente, violazioni che prevedono l'arresto da 3 mesi ad 1 anno, oppure l'ammenda che va da 2.600 euro a 26.000 euro per chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione. Sono stati inoltre riscontrati illeciti di natura amministrativa per la non corretta compilazione dei registri di carico e scarico. Voltiamo pagina. È più che positivo il bilancio dei primi 10 giorni di riapertura delle scuole a Pescara, dopo il lungo stop dovuto chiaramente alla recrudescenza, alla terza ondata della pandemia Covid. Proseguono intanto negli istituti gli screening per studenti ed insegnanti. Sentiamo.
Assessore, sono passati 10 giorni dalla riapertura delle scuole dopo il lungo stop a causa dell'emergenza sanitaria. Situazione, lo possiamo dire, tranquilla, sotto controllo? Sicuramente abbiamo una bella situazione. Ad oggi ormai sono trascorsi 10 giorni, non abbiamo nessun caso di positività in tutte le scuole che abbiamo a Pescara. Una novità positiva che abbiamo avuto è quella che abbiamo fatto lo screening nelle scuole medie la settimana scorsa e su 1800 alunni che sono stati tamponati sono risultati positivi soltanto 2 bambini. Questa settimana abbiamo fatto lo screening alle scuole superiori e anche qua sembra che le cose non vadano molto bene e chiuderemo questa settimana, sabato e domenica, lo screening alle scuole elementari. Per le scuole elementari sabato e domenica. L'obiettivo è di arrivare al termine dell'anno scolastico, assessore, diciamo, con una situazione possa permanere così come quella attuale. Ci auguriamo sicuramente tutti di poter arrivare alla fine dell'anno scolastico in tranquillità, però noi monitoreremo tutti i giorni la situazione con i presidi e anche con i genitori dei ragazzi. Possiamo dire che c'è stata una grande sinergia tra l'amministrazione comunale, i dirigenti scolastici, gli studenti e anche i genitori degli studenti in quest'ultimo periodo? Allora, io sento i presidi giornalmente perché voi per un problema, voi per un altro e stiamo facendo veramente, come dici tu, un lavoro molto molto sinergico, quindi stiamo facendo veramente un ottimo lavoro. Adesso ci spostiamo a Teramo, dove il Comune in queste ore sta valutando la possibilità di concedere alle palestre della città spazi verdi pubblici dove poter svolgere le attività all'aperto, una soluzione che permetterebbe di rimettere in moto il settore sportivo che sta vivendo un drammatico stallo a causa della pandemia. Sentiamo Tania Bonnici Castelli. Il Comune di Teramo pensa ad una soluzione green per far tornare a lavorare palestre e centri sportivi cittadini chiusi a causa del Covid. In queste ore si sta discutendo della possibilità di concedere loro aree del lungo fiume per le lezioni all'aperto. Come i ristoranti hanno i loro dehors, anche le palestre, grazie a questa iniziativa dell'amministrazione comunale, potranno utilizzare il suolo pubblico per svolgere le proprie attività. Stiamo, diciamo, pensando di offrire quelli che sono gli spazi verdi della città alle realtà che intenderanno usufruirne per utilizzare questi spazi o per implementare la loro attività nell'ottica di una ripartenza anche delle strutture. Gratuitamente? Allora, su questo stiamo lavorando perché ci sono alcune diciamo, c'è la normativa nazionale che prevede che l'occupazione di suolo pubblico sia esentata per le attività di esercenti bar e ristoranti, quindi stiamo capendo se si può estendere anche a queste realtà, quindi ci sono una serie di verifiche in corso. Ovviamente quello che ci preme è di rendere fruibile quanto più massimo possibile tutto quello che può agevolare e andare incontro alle esigenze di questo momento. Quando deciderete definitivamente? Allora, la nostra intenzione è quella di confrontarci anche con queste realtà, ma a breve, ecco, perché diciamo, stiamo andando anche incontro alla bella stagione e anche diciamo, non abbiamo quasi più, non hanno più neanche il tempo di aspettare. Oltre alla concessione di spazi pubblici all'aperto, il Comune di Teramo sta discutendo con le palestre anche su una riduzione sostanziale della Tari. Tutto questo nell'ottica di una ripartenza. Lutto nel mondo dell'arte, è morto nella notte per un malore nella sua casa di Collelongo in provincia dell'Aquila il pittore Luciano Ventrone. Nato a Roma nel 1942, dopo il diploma di liceo artistico frequentò la facoltà di architettura fino al 1968 decidendo poi di abbandonare gli studi per dedicarsi interamente alla pittura. Federico Zeri lo definì il Caravaggio del XX secolo, esposto in tanti prestigiosi musei e tante gallerie a Roma, Milano, Londra, Singapore, New York, Mosca e San Pietroburgo. Alcuni anni fa Ventrone insieme alla moglie aveva deciso di costruire un'abitazione a Collelongo dove i due si trasferivano periodicamente per qualche mese. Ieri la donna era rimasta a Roma quando il marito questa mattina non ha risposto al telefono, è tornata a Collelongo ma per l'artista ormai non c'era più nulla da fare. Un artista di livello internazionale che dell'Abruzzo aveva fatto
trovato il suo angolo creativo. Questo è il commento e ricordo del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Il privilegio, continua il presidente, di lavorare in un ufficio a Palazzo Silone all'Aquila, arredato con alcune delle sue opere. Alla famiglia di Ventrone esprimo il cordoglio personale dell'intera giunta regionale, conclude la nota di Marsilio. Proseguiamo adesso aprendo la pagina dedicata allo sport. Su istanza del Pescara, il presidente della Lega di Serie B ha disposto il rinvio del match contro l'Entella che era in programma nel pomeriggio di domani. Il focolaio Covid nel gruppo squadra biancazzurro e il conseguente documento firmato dalla ASL di Pescara stanno facendo riflettere la Lega su un eventuale temporaneo stop del campionato dopo la 36esima. La decisione definitiva sarà presa domenica in una assemblea convocata d'urgenza. Facciamo il punto con Andrea Costantini. Pescara Virtus Entella è stata ufficialmente rinviata. La comunicazione ufficiale da parte della Lega B è giunta in tarda mattinata. Nello stesso documento è fissata già la data del recupero, martedì 27 aprile, ovvero il giorno dopo il termine del provvedimento di sospensione firmato ieri dalla ASL. Come si legge sempre dal comunicato, il presidente di Lega ha disposto il rinvio su istanza della Pescara Calcio, presentata sulla base dell'articolo 3.1 del comunicato dello scorso ottobre, che recepisce le indicazioni del protocollo, in particolare nella parte che consente alle società di spendere un bonus, cioè chiedere per una sola volta il rinvio della partita quando si hanno più di 8 calciatori positivi. I cancelli dello stadio atletico Cornacchia resteranno chiusi ed è stata così evitata una inutile pantomima che avrebbe visto la presenza allo stadio dell'arbitro designato, Gariglio Di Pinerolo, e della Virtus Entella, che si sarebbe sobbarcata una inutile e lunga trasferta. Ora resta da vedere come saranno gestite le prossime due giornate in cui il Pescara, da provvedimento ASL, non può giocare. Ieri sera si è riunito d'urgenza il direttivo di Lega per discutere delle conseguenze sul campionato dello stop dell'ASL al Pescara e la eventuale necessità di rimodulare le date del finale di stagione. Direttivo ripreso nella tarda mattinata odierna e che ha portato ad un indirizzo diverso da quello ipotizzato ieri. Se il primo orientamento era quello di far slittare la 35esima giornata infrasettimanale di martedì e la 36esima del prossimo weekend, con conseguente slittamento anche delle successive, stamani il Consiglio direttivo ha optato per un'altra proposta. 35esima e 36esima giornata si disputeranno regolarmente come da calendario. Poi subentrerà il blocco del campionato a due giornate dalla fine. Il Pescara recupererà le partite il 27 aprile, data già ufficializzata, e in quella stessa data si disputeranno anche Pordenone-Pisa ed Empoli-Chievo. I biancazzurri poi scenderebbero in campo anche il 1 maggio e il 4 maggio. Parificate le partite, il campionato riprenderebbe il 7 maggio con la penultima giornata e il 10 maggio con l'ultimo turno. Proposta che va ratificata in sede di Assemblea di Lega, convocata d'urgenza per domenica 18 aprile, ore 15. Serviranno 11 voti su 20 per far passare la modifica. Nelle ultime ore sono insorti alcuni club lamentando irregolarità nella gestione del campionato e di questa parte finale, ma il Pescara ha una situazione estremamente complessa. La squadra dovrà tornare in campo il 27 aprile, quando la scadenza del provvedimento ASL è del 26, senza aver potuto sostenere alcun allenamento collettivo, e dopo la lunga inattività dovrà comunque giocare 5 partite in 14 giorni. Un bel guaio. Quando il Pescara tornerà a giocare, l'Ascoli avrà già disputato altre 3 partite, Cosenza e Reggiana 2. I biancazzurri conosceranno i risultati degli avversari, ma bisognerà vedere se saranno positivi o negativi in ottica rimonta. Comunque vada, resta l'amarezza per una diffusione del focolaio Covid che ha guastato il buon momento del Pescara. Iniziava la settimana decisiva della stagione, alla quale la squadra di Grassadogna arrivava con rinnovate speranze. Ora saranno giorni di snervante attesa verso una impresa che ha i connotati del proibitivo. Ancora calcio, ma adesso la Serie C. A due giorni dal match con il Bisceglie nel Teramo, restano da sciogliere i dubbi circa le presenze del difensore Diakité, che ha la pubalgia, e dell'attaccante Birligé, afflitto da noie muscolari. Salgono le quotazioni di Vitturini a sinistra al posto di Tentardini. Il tecnico Paci riproporrà dunque la difesa a 4 dal primo minuto del suo momento e del finale di campionato. Ha parlato il giovane attaccante Kyere Mateng, che ascoltiamo. Le occasioni è provare a lasciare un segno che magari finora un po' ti è mancato.
Sì, è da quando sono qua che sto cercando di sfruttare al meglio ogni opportunità che mi dà il mister. Già mi sono capitate due occasioni lampanti come quella di domenica, che alla fine era fuori gioco, poi anche episodi come a Caserta che si sono ripetuti anche domenica, dei rigore, non rigore, a Potenza. Diciamo che mi è sempre mancato qualcosa, e ora che siamo alla fine cercherò ancora di spingere di più sull'acceleratore per far sì che questo gol venga fuori. Sicuramente ho fatto progressi, diciamo che la fatica comincio a sentirla meno, cioè soffro meno. Già domenica, anche se ho fatto un tempo intero, penso di essere riuscito a reggerlo bene, quindi diciamo che sotto quel punto di vista ho lavorato e i risultati penso che si possano vedere. Diciamo che sicuramente nessuno è contento, perché in settimana si lavora forte, molto, e però i risultati diciamo che non sono dei migliori. C'è un po' di delusione, però comunque siamo speranzosi, perché alla fine chi lavora e non molla, alla fine di tutto ce l'ha vinta. Quindi noi siamo fiduciosi sia per domenica che per le partite a venire. Lasciamo il calcio, adesso il ciclismo. A seguito della positività al doping riscontrata al proprio atleta Matteo De Bonis, la Vinizza Bu ha rinunciato al Giro d'Italia. È intervenuto nella nostra trasmissione Velo il patron Valentino Sciotti, ha parlato con amarezza dell'errore di De Bonis e soprattutto della scarsa solidarietà ricevuta dal mondo del ciclismo. Sentiamo. Ci sono cose in tutta questa storia che mi hanno infastidito parecchio. Sembrava quasi che ci fosse un interesse, ci fosse un vantaggio, ci fosse qualcosa dietro, o un atleta modestissimo che non ho mai incontrato e sicuramente non avrebbe mai corso un Giro d'Italia, che ha fatto un gesto riprovevole, ma l'ha fatto per se stesso, di sicuro non per avvantaggiare il team o lo sponsor. Certo. Quando un atleta si dopa, se gli va bene, l'anno dopo ti cambia squadra perché ha vinto delle gare e ti chiede il doppio dei soldi, una piccola squadra non lo può dare, e quindi se ne va via. Qual è il vantaggio del piccolo sponsor? Nulla. Il doping va combattuto, è la rovina dello sport, a prescindere, è un qualcosa di riprovevole a livello etico, è un qualcosa che fa del male a tutte le persone corrette, che sono la stragrande maggioranza degli sportivi, fa del male agli appassionati e a tutto il resto. E in tutto questo mi sarei aspettato anche un attimino di solidarietà in più da chi ha avuto gli stessi problemi che abbiamo avuto noi. Noi dobbiamo fare squadra, noi dobbiamo dire questo è un disgraziato, sti disgraziati non li vogliamo, e non dire il problema è tuo perché è venuto nel tuo team. No, il problema è di tutti quanti noi. Il ciclismo italiano non ha più il World Tour, non ha grandi sponsor per colpo di questo modo di pensare. Io, se permettete, avevo già deciso di uscire dal ciclismo in Italia, di puntare a un ciclismo World Tour, un ciclismo diverso, con paesi diversi, con situazioni diverse, di non dover chiedere più niente a nessuno per correre o non correre. Non ci sono favori a vantaggio mio o a svantaggio di qualcun altro. Se una squadra italiana non corre, a me dispiace, qualunque essa sia. Io non ho fatto il Giro d'Italia, pur avendo il progetto etico più bello che il mondo del ciclismo ha mai avuto. Non ho visto nessuno strapparsi le vesti.
Adesso facciamo il quadro delle gare per il fine settimana sia del calcio a 5 che della pallavolo. Partiamo dal futsal, nessuna formazione abruzzese sarà impegnata in questo weekend in attesa delle varie finalette di Coppa Italia che vedranno protagoniste la prossima settimana 5 formazioni nostrane: Acquestapone Unigros, Colormax Pescara, Montesilvano Francavilla e Florida Pescara. Per quanto invece riguarda la pallavolo, domenica alle 17 grande attesa per gara 2 degli ottavi di finale fra Aversa ed Abba Pineto. Nel primo confronto il sestetto del presidente Abbondanza ha vinto per 3-0. Per evitare la bella che si giocherebbe al Pala Santa Maria mercoledì 21, ai pinetesi basterebbe vincere con qualsiasi punteggio. In B, in influente recupero domani tra Alba Adriatica e Macerata, i ragazzi di Petrelli sono già ammessi alla seconda fase. In B1 femminile invece la Connetti.it Chieti dovrà assolutamente vincere a Trevi per sperare nella quarta piazza utile per accedere ai playoff. Termina qui il TG6, io vi ringrazio per averci seguito, se volete on demand trovate i nostri servizi. Da parte mia l'augurio di una buona serata.